Integrazione vuol dire essere felici, avere tutto a posto, lavorare, pagare i contributi, cambiare la vita. Integrazione significa opportunità per quelli che arrivano. Integrazione è una persona positiva dentro la cultura, è una persona attiva dentro una certa società. Una persona attiva non segue strade negative. Per me questa parola è nuova, l'integrazione. Magari l'ho sentita in un altro modo. Se me la dici in un'altra maniera, abbiamo un detto in Somalia: se vai in un paese in cui tutta la gente non ha occhi, tu ti devi coprire gli occhi, altrimenti non puoi vivere con loro. Per me integrazione è quando gli stranieri italiani sono uguali e hanno le stesse possibilità per il lavoro e in tutto, quando i colori della pelle non cambiano niente. È integrata una persona che ha sviluppato rapporti con gli altri, con le istituzioni, con le associazioni, che non è isolata e ha la possibilità di dire qualcosa sulla propria cultura e su di sé. Uno che può giocarsi in prima persona in una relazione significativa. Questo però non te lo giochi in un ufficio della Caritas, ma in un condominio, a scuola, in un campo di calcio. È dagli anni 90 che stiamo usando questa parola, ma io non ci ho mai creduto. Dipende dall'individuo e dalle sue capacità. A noi si dice che c'è un modo molto educato per fare scappare una persona quando non vuoi che stia a casa tua. La persona viene a bussare, la fai entrare, ma non le dai da sedere. Where you have about 10 people in a circle, and you can see that in a cold place, when things are cold, you will be there, you see, they will be shivering while you are still standing in the cold. And here is the person, he come round, he say, lavoro, si, and then you join inside. Whether he's taking you to wherever he's taking you, don't know. He take you there and he's going to use you for over more than 8 hours, 9 hours, 10 hours. And then he gives you a penny. And that penny that he gives you, sometimes, even how to come back is a problem. I keep on saying, for Africa, you come here as a president of Africa, you come here as a president, you go to Carrefour Ground. With your degree, with your everything, you have to go to the Carrefour Ground. It's very bad. E loro sono terrorizzati, tanto loro domani ne prendono un altro, finché non si farà male anche lui. I soldi purtroppo servono e se non lavori sei fuori da tutti. Io ho sempre cercato di lavoro, anche a nero, per brevi periodi. Vi sono alcuni settori che possono favorire un eventuale inserimento lavorativo, per così dire, nero, e che sono i settori appunto agricolo, edilizio, il settore della cura. Invece altri, come quelli industriali, dove insomma le circostanze rendono meno difficile l'eventuale inserimento non regolare del lavoratore. C'è anche la ristorazione, che è una sorta di terra di mezzo, se posso interrompere. Certo, no, anzi, assolutamente. Quello che vediamo noi, persone che si erano già strutturate sul tema lavoro, almeno si erano avviate benino, c'è un rientro in una condizione di precarietà o di mancanza di reddito totale molto grave. Ma è una condizione condivisa da, cioè, la gente che arriva nel mio ufficio, nel centro, il 90% è senza lavoro adesso, ma per esempio c'erano una sede, noi vediamo famiglie marocchine, per cui migranti economici, non di protezione internazionale, in Italia da 20 anni, con i bambini, i figli nati qui, tutto già strutturato qui, che nell'arco degli ultimi 2-3 anni sono andate a scivolare verso la disoccupazione, eccetera, e tornano a chiedere le cose che chiedevano 20 anni fa alla Caritas. Ho iniziato con borsa al lavoro di 6 mesi, poi un primo contratto di 6 mesi. La borsa al lavoro è stata pagata dalla parrocchia.
ora ho un contratto a tempo determinato, ma poi dovrebbe arrivare quello a tempo indeterminato. Perché quando una persona che non capisce la lingua, non capisce niente, neanche la legge, le culture, neanche il campo del lavoro, neanche altra cosa. When I left the camp, I came to Napoli, and I don't know anybody. And somebody took me to one place called Shaolin. Shaolin is a place that you can know very well. It's a big house. We can say something like one abandoned house. And here, many people, many hopeless people, can find a place where to sleep. But the absurd thing is that the landlord of this house, he rent you every space he has. What I mean is, in summertime you can even pay to sleep on the ground. In this house, maybe 100, up to 100 people can sleep. A Roma ho dormito in dormitorio, dove entri alle 10 di sera e esci alle 7 di mattina. Se c'è caldo, pioggia, neve, è sempre uguale. Dormi con spacciatori, ubriachi, loro non dividono la gente. Se ti va bene, dormi lì. Se non ti piace, vai via. Quando sono uscito dal campo, mi avevano detto se non hai casa, puoi chiedere la seconda accoglienza. Pensavo che non ne avrei avuto bisogno, perché c'era un mio amico fuori che poteva ospitarmi. Invece, poi sono stato in un progetto Esprar. Una volta a settimana ricevevo un biglietto per fare la spesa. Una volta a settimana, carne, verdure, pollo, ogni tanto scheda telefonica. Quando sono uscito dal progetto, avevo già un lavoro buono. Poi mi è stata assegnata una casa con il progetto pilota. Non pago l'affitto, ma solo le bollette. Noi abbiamo avuto nel nostro progetto dello SPRAR, no? Il sistema di protezione, abbiamo avuto delle persone con disagio mentale forti, alti, con disagio mentale altissimi. Non c'era una struttura che potesse fare una presa in carico, cioè Napoli, nulla. E c'è un problema di malattia mentale in strada altissimo, e non ci sono i collegamenti di accesso con la psichiatria, sono tutti frammentati, per cui io penso che siamo in un, cioè, il richiedente asilo e il rifugiato cade in un momento dell'organizzazione dei servizi ed è democraticamente, condivide con tutti la sfiga di questi servizi. Non si può dire, progettato. Comunque, il nodo, io non vedo servizi specifici, almeno, a parte le accoglienze mamma e bambino, vedo una debacle collettiva. Sono le mie figlie, vorrei che stessero tranquille, che trovassero un posto di lavoro. Se loro sono tranquille, lo sono anch'io. Siamo arrivati in estate e prima che cominciasse la scuola i nostri figli dicevano di volere tornare in Africa. Poi hanno iniziato la scuola e non ne parlano più. Non mi sentirei di dire ai miei fratelli di fare il mio percorso. Io dico ai miei fratelli di andare a scuola e io vi aiuterò. Se ci fosse la possibilità di farli venire qui dopo che hanno finito la scuola, viaggiano in aereo, li farei venire accanto a me. Sabato e domenica giocherei a calcio o studierei.
In questo momento io penso a come trovare lavoro, a come andare avanti, a come vivere in Italia. Non posso avere tempo libero, ho sempre pensieri in testa. Vanno avanti e indietro tra via Indipendenza e Piazza Maggiore, perché gli unici pensieri che hanno sono il permesso di soggiorno e i soldi che mancano. Non hanno lo spazio mentale per fare sport. Il tempo libero è un lusso.